Ciao, benvenuti sul canale e bentornati in questo nuovo video. Se non mi conoscete, io sono Elena e oggi parliamo di smaltimento make-up, costruzione della bag del mese, insomma di tutti quegli argomenti che ruotano intorno all'argomento smaltimento make-up. Ho una bag piena di prodotti da farvi vedere, sarà la mia bag per questi due mesi e mezzo, insomma più o meno la farò durare come la scorsa bag. Vi lascerò tra l'altro linkato qua sotto il video della bag scorsa, quella di novembre, e niente, direi che con i buoni propositi di questo mese, cioè di smaltire prodottini, di andare magari anche a finirli o di andare comunque a ruotare, utilizzarli, scoprirne le texture, cercare di dare insomma un po' più di amore a questi prodotti che altrimenti sarebbero rinchiusi nei cassettini, ma che lì ovviamente non devono più rimanere. Tra l'altro la bag è utilissima anche per quando andate in velocità, perché avete proprio tutto all'interno di essa, non dovete andare appunto a cercare i vari prodotti all'interno delle vostre cassettiere. Io me la prefisso come prodotti di primo utilizzo, ma ovviamente questo non vuol dire che magari durante il mese o i mesi che la utilizzo vada anche a utilizzare qualche magari novità o qualcosa di diverso da questi prodotti. Comunque ci siamo già persi troppo in chiacchiere ed iniziamo a vedere i prodotti della sezione base. Partiamo prima di tutto dai primer, sì, perché in questo periodo sono davvero in fissazione con i primer, soprattutto in questo periodo invernale o comunque questo periodo in cui ci stiamo avvicinando alla primavera, il primer è di grande aiuto. Voglio innanzitutto terminare questo di Catrice, che avevo inserito all'interno della bag del mese scorso. Aloe vera e niacinamide, è veramente un portento, era di un'edizione limitata del libro della giungla di Catrice, ma secondo me su Notino o siti simili potete ancora trovarlo. Se volete provarlo, io ve lo straconsiglio, è veramente buono. Tra l'altro è a più di metà, quindi penso a fine di questa bag di vederlo terminato. Poi voglio utilizzare anche questo primer di Maybelline, il Baby Skin. Questo è un primer anche qui instant poreless, quindi dovrebbe un attimo piallarvi tutti i pori e far assolutamente sembrare la vostra pelle più sveglia, più fresca, più giovane, insomma. E poi ho messo l'ultimo arrivo in casa, che è questo primer luminoso di Catrice, questo che è lo Skin Glazed, che ci promette appunto di darci quell'effetto glass skin che ormai va tanto di moda e che sentiamo nominare ormai ovunque. E ho anche sviluppato una fissazione per i setting spray e ormai anche questo è a buon punto e direi che quindi vado avanti nell'utilizzo. Si tratta del Bronze Away di Catrice, è un setting spray illuminante, sono 50 ml, sono già a buon punto di utilizzo. Passiamo ai fondotinta. Allora, sui fondotinta in questa bag sono stata veramente limitata, ne ho inseriti solo anche due, anche se forse nel corso dei giorni inserirò un altro fondotinta che sto aspettando e sto anche aspettando di farvi vedere in azione, dovrebbe arrivarmi domani. Sono entrambi di Kiko. Allora, questo ormai è l'Hydra Boost della collezione Moon Boost, ma lo trovate simile in una delle collezioni più recenti di Kiko, poi magari sotto in info box vi lascio il link o il nome di riferimento. E questo è nella colorazione 03 Light Beige. E invece l'ultimo che ho acquistato è questo, lo Skin Tone di Kiko, che avete visto nell'ultimo video di Kiko in azione, quindi non mi sto tanto a dilungare. È un fondotinta idratante luminoso con SPF 15, la colorazione che io ho acquistato è la CR05. È molto chiaro, quindi devo spicciarmi e utilizzarlo adesso il più possibile prima che poi arrivi primavera inoltrata e diventi davvero troppo chiaro.
Come correttori ne ho ben Ho tre. deciso di inserire l'Under Eye di Catrice, questo correttore illuminante che a mio parere è davvero fantastico. È una cremina rosata che voi andate a mettere sotto il contorno occhi e vi leviga, vi illumina, vi apre proprio lo sguardo. E infatti qui dice instant awake, subito sveglia perché ti fa apparire veramente bella attiva, diciamo. E l'ho amato fin dal primo utilizzo, quindi assolutamente merita di essere utilizzato di più. Poi vorrei utilizzare di più anche il cancelletta di Maybelline che ormai ho da parecchio ed è già anche questo a buon punto, quindi direi che anche questo può essere utilizzato ancora di Tra l'altro con più. il cancelletta potete farci anche una base veloce, andate a metterlo in più punti strategici, lo sfumate bene e vi dà anche una bella base perfetta, quindi assolutamente magari quando sono in velocità non ho voglia di utilizzare il fondotinta, lui sarà la mia scelta, io l'ho acquistato nella colorazione E poi ho 01. messo anche il mio fidato correttore di Astra della Pur Beauty che avevo messo anche nella precedente bag, che anche questo voglio portare avanti e mi sta piacendo, devo dire bello, è quello che indosso oggi, anche questo vi dà proprio un aspetto bello luminoso, copre non particolarmente magari le occhiaie scure che in questo periodo non ho, ma ha ingredienti di origine naturale, è comunque buono, io mi sto trovando bene con questo prodotto, quindi assolutamente anche questo mi sento di consigliarvelo. Ciprie, anche qua ne ho due, anche qui sto riscoprendo la funzionalità della cipria. Veramente pazzesco a volte come vi leviga, come vi fa apparire la pelle più bella, più sana. E sto andando ad inserire ancora la cipria di Hourglass in polvere libera che avevo nella scorsa E poi sto bag. andando anche a inserire questa mini size della Ambient Dim Light, sempre questa polvere ma compatta, questa cipria compatta. Ed è questa versione qui piccolina. Questa l'ho utilizzata oggi e devo dire anche questa pazzesca. Le ciprie di Hourglass costano, ma sono veramente super valide. Ecco, sulla cipria, magari non lo so, sarà una fissazione mia, non spendo magari tanto sul fondotinta, ma una bella cipria assolutamente sì. Quindi vi faccio vedere subito l'unico illuminante che vado ad inserire nella bag. L'unico perché effettivamente l'illuminante è quel prodotto che io metto davvero poco, infatti oggi non l'ho messo, lo vado a mettere con voi anche oggi perché me ne dimentico sempre, veramente quel passaggio del make-up che per me passa quasi È vero inosservato. che insomma illumina, è un passaggio importante, ma magari mettendo prodotti luminosi per la base e quant'altro, magari non ne sento più di tanto la necessità, ma andiamo appunto a provare questo che è Insieme. il Glow Mineral Highlighter di Catrice. Ok, fate finta di niente, non è il pennellino adatto per mettere l'illuminante, ma devo lavare i pennelli e magari anche farvi un video perché ho appunto il sistema di lavaggio pennelli che mi hanno regalato a Natale, che è lì che mi attende e non sono ancora riuscita ad utilizzarlo. Sì, lo so che non si mette l'illuminante con il pennello da ombretto, ma è proprio una situazione di necessità perché non saprei come altro fare. E non mi va di metterlo col dito, ma magari solo di andarlo a fondere col dito. Bello, però si vede davvero Vi subito. stavo mentendo perché non è in realtà l'unico illuminante che sono andata ad inserire, ma anche se questo non è un vero proprio È illuminante, un è un top coat all over, è di Kiko ed era della collezione Powerful appunto Love. Love. Top coat luminoso che voi potete mettere sugli ombretti, che potete mettere come illuminante, che potete mettere come punto luce e dovrebbe andare a illuminarvi ancora di più. Quindi proviamo e anche questo lo mettiamo come punto luce all'interno occhio.
Peccato perché questa è un'edizione limitata di Kiko e ovviamente questo prodotto non si trova più in commercio, ma siccome, come dicono tanti youtuber, mi autofinanzio, questi prodotti vanno comunque utilizzati. Magari vi do un consiglio: date un'occhiata su Vinted, spesso ci sono in vendita prodotti di Kiko di collezioni magari precedenti. Magari se vi interessa, siete fortunate, lo potete trovare. Lush invece, sapete che sono una delle mie eterne passioni, se mi seguite da un po', se non mi seguite ora lo sapete anche voi, insomma, ne ho messi anche qui tre, tra cui un prodotto all over, sempre di Kiko, questo della Create Your Balance. Magari questa collezione la trovate ancora disponibile sul sito. Questo è un balsamo multifunzione che potete utilizzare come blush, che potete utilizzare sulle labbra e che potete utilizzare anche sull'occhio per fare proprio un total look. E vi anticipo che quest'anno i prodotti multifunzione sono proprio una delle tendenze make up primaverili che si vedranno su tutte le copertine, in tutti i giornali, passerelle eccetera eccetera. 01 Land Back, vi faccio vedere l'interno, magari lo swatchiamo insieme, che è proprio piccolino, quindi anche questo mi sforzerò di utilizzarlo, magari non finirlo ma portarlo a un buon punto. Essendo uno 01 è abbastanza light, è tra un, diciamo, un ibrido tra un blush e un bronzer, vi dà proprio quell'effetto abbronzato, diciamo, e non ha proprio un colore super pieno. Comunque mi è piaciuto, l'ho indossato oggi, quindi vedete, questo è un po' l'effetto che fa. Poi ovviamente potete stratificare fino a farlo diventare più intenso o meno intenso a seconda di come voi volete. Altro blush che ho inserito, vi avevo fatto vedere in un haul di novembre, appunto del Black Friday, è questo di MAC ed è lo Sweet for Sweet in questo bellissimo colore rosa. Voi lo vedete più chiaro, ma in realtà è un po' più scuro. Poi, ultimo inserimento, parlavamo prima di Powerful Love, questo era il duo blush che Kiko aveva lanciato appunto 2 anni fa nella collezione di San Valentino. Questo era il duo blush che Kiko aveva proposto. Sono due blush in crema super validi, super funzionali, a me piacciono tantissimo, e questa era la colorazione 02 Lovebirds. In tutto questo siamo arrivati ai bronzer, anche qui ne ho tre da mostrarvi. Innanzitutto ho lo Sculpting, questo in realtà non è un bronzer ma uno sculpting, ha una tonalità un pochino più fredda, anche se il freddo di Kiko, insomma, non è proprio freddissimo, devo ammetterlo. Questo è lo Sculpting Touch Creamy Stick Contour nella colorazione 002. E veramente funziona, bello morbido, scorrevole, si sfuma in veramente poco tempo. È un prodotto che è andato viralissimo sui social in questi ultimi tempi, ma insomma il perché è facile da scoprire, perché è veramente utile, funzionale, sfumabile, insomma assolutamente top. E poi avevo inserito la volta scorsa questo bronzer di Huda Beauty, questo Soft Radiance della Glowish, e assolutamente lo riporto con me perché è un bellissimo bronzer luminoso, tra l'altro tutto marmorizzato, ed è utilissimo poi per andare a fissare anche i prodotti in crema. E poi new entry in questa bag del mese, ho questa versione del bronzer di Wycon. È una versione molto chiara, quindi dovrò utilizzarla appunto in questo periodo perché poi sarà troppo chiara per fare bronzing. Comunque questo in realtà sarebbe una cipria compatta, però se voi la swatchate, per me è troppo colorata. Potrebbe essere una cipria compatta per pelli scure,
Infatti ve la faccio vedere, questo è l'effetto che ha, quindi assolutamente io l'andrò a utilizzare come bronzer. Mascara, anche qui ne ho tre da farvi vedere, sarà che tre è veramente il numero perfetto. Vabbè, un mascara che assolutamente conoscete e l'ho messo anche nella bag di novembre, è questo, il Lash Paradise della L'Oreal, ed è veramente fantastico questo mascara, super nero, vi allunga bene le ciglia, vi fa proprio delle ciglia panoramiche in stile Bambi, mi piace tantissimo. E invece questo mascara di Anastasia Beverly Hills è un acquisto appunto del Black Friday che voglio mettere in utilizzo. Anche qui lo scovolino ci fa pensare ad un bel volume. E poi l'ultimo, questo è non recentissimo, un acquisto non recentissimo, è di Catrice, anche questo volumizzante, è il Pure Volume nella versione brown, quindi nella versione marrone. Ultimamente amo i mascara in versione marrone, lasciano uno sguardo un pochino più light, un pochino più soft, un pochino più chic, insomma mi piacciono molto da utilizzare, e questo è un buon mascara, devo dire, assolutamente. E appunto dobbiamo andare anche questo a smaltirlo piano piano. Veniamo ad una delle categorie più interessanti, che sono i prodotti occhi, e questa volta mi sono davvero sbizzarrita. Sapete che inserisco anche le palette nella bag proprio per dare un utilizzo prioritario a quelle palette che proprio magari non ho quasi neanche toccato all'interno della makeup collection. Quindi assolutamente voglio tenermele lì come promemoria e dirmi: Elena, ok, devi utilizzarle, devi, sottolineo. Allora, prima di tutto ho inserito questa palettina di Chiara Ferragni, ormai super chiacchierata per tutto quello che sta succedendo. E questa è la palettina proprio solo con colori luminosi. Ed è veramente fantastica, assolutamente molto molto in tema primaverile. È la versione Los Angeles. Poi ho inserito due prodotti di facile utilizzo e rapido utilizzo, sono questi ombretti duo di Kiko, sempre della collezione della Creative Balance. Uno sono andata a utilizzarlo oggi, mi piace molto. Anche se trovo che, ahimè, pecca di questa palettina è il colore opaco, perché una volta steso si perde. Nonostante io l'abbia fissato con setting spray e quant'altro, comunque lo vedo scemare di colore da quando l'ho applicato, ed ho anche caricato per ben due volte, quindi vado a ripassarmelo ora e vi faccio. Dovete comunque insistere con questo ombretto, ma anche se insistete, un pochino la sua intensità diminuirà sicuramente nel corso della giornata. Vi farò sapere, perché oggi vado al lavoro e lo tengo su tutto il giorno, sicuramente monterò dopo il video, quindi poi a testo vi scriverò com'è andata durante la giornata, perché davvero per i colori brillanti ne vale la pena di queste palettine, sono veramente veramente belli. Però gli opachi mi lasciano un pochino perplessa, devo dire. Ho scelto di inserire all'interno della bag I Am a Woman, era la palette dedicata appunto alla festa della donna, alle donne. Infatti ogni colore ha il nome di una donna famosa. Guardate qui che bei colori. Con questa palette ci voglio realizzare sicuramente parecchi look, e poi ha veramente quei toni un po' blushy, un po' rosati, che assolutamente in primavera sono bellissimi da utilizzare. Abbiamo quasi finito, mi manca da farvi vedere le matite, che farò molto velocemente, e poi i rossettini. Allora, come contorno a labbra ho scelto queste tre, sono tra il rosato e il nude, sono di marche diverse, questa della L'Oreal è particolare perché è un po' glitterata, poi quella di Neve che è assolutamente fenomenale, e quella di Barò nella tonalità nude che non è male, l'ho indossata oggi con un rossettino liquido un po' luminoso e devo dire che è buona, mi piace.
E poi ho questo stick per gli occhi molto chiaro della Nudeschi, proprio per andare ad aprire lo sguardo, da mettere nella rima inferiore per evidenziare di più, ingrandire di più l'occhio. E poi ho queste matitine prevalentemente marroni per appunto la rima inferiore, per andare a scurire l'angolo esterno dell'occhio, e sono quella di Pixi, che tra l'altro è luminosa e glitterata, la Glimmer Stick di Avon, che è tra il nero e il marrone, è una colorazione ambivalente. Poi ho l'eyeliner marrone di Treina, che assolutamente devo impegnarmi ad utilizzare. E poi ho questa matitina di Kiko, sempre scura, però è una sorta di colore tra il nero e il grigio, quindi un pochino più particolare. E queste sono tutte le matite. Per quanto riguarda i rossettini, ne ho soltanto 4, ma vediamo, magari andrò ad aggiungere qualcosa, a utilizzare qualcos'altro, vediamo. Allora, due lip balm, che sono uno di Shiglam e uno di Catrice. Questo di Shiglam era della collezione di Willy Wonka, e questo di Catrice invece è questo marmorizzato, simile anche a dei gloss che ha lanciato Kiko, molto molto bello sui toni rosati. Quello di Shiglam è bello, bello luminoso. Ovviamente, come tutti i prodotti un po' lucidini, dovete spesso ripassarlo se lo volete bello intenso, però una volta messo è veramente bello, bello luminoso, mi piace. E poi ho messo due rossettini di Essence, questi li Stay Matte 8 ore, che sono veramente belli, confortevoli e sono per me utilissimi, perché quando vado al lavoro faccio altro che mettermi questi e mi reggono bene o male quasi tutta la giornata. Tengono veramente bene, però ovviamente se mangiate, eccetera, eccetera. Quelle 5 ore devo dire che vi reggono assolutamente, 8 ore vi reggono. Senza pasti, secondo me, assolutamente. Vi lascio tra l'altro linkato qui sotto un video in cui vi mostro parte di queste colorazioni delle Stay 8 ore in applicazione. E direi che anche per oggi il video è giunto al termine. Di solito il martedì e il venerdì che registro, poi devo scappare al lavoro, e così è anche oggi, quindi devo un po' spicciarmi. Io vi saluto e vi bacio e spero di ritrovarvi in un prossimo video. Ciao!